sul pareggio, tra l'altro con una Samp che comunque nella ripresa era in crescita, soprattutto dopo quella traversa che era stata colpita da un rigore di testa. Sì, ma purtroppo gli episodi fanno risultato nel calcio. Sono stati bravi a sbloccare la partita in questo modo, insomma, noi stavamo crescendo sotto il punto del gioco, sotto tutti i punti di vista, insomma, però purtroppo è andata così. Sonetti nel 1980 dice: i gol del calcio d'angolo non si prendono più i gol del calcio d'angolo. Sbagliava? Chi l'ha detto? Io penso che vedo che li prendono tuttora in Serie A quello su calcio d'angolo, quindi penso che esistano ancora. Marcata Zola o uomo? A uomo. Chi era da Pellegrini? Mio. Lino l'ha inciso il tempo giusto? No, mi hanno fatto un blocco. Sì. Ho subito un blocco e non sono riuscito a saltare. Ma non ci credo tanto nel destino, insomma, il destino ce lo facciamo noi. Calcolo delle probabilità. Senti, questa sconfitta seconda consecutiva, sotto l'aspetto psicologico può creare qualche problema? Dobbiamo essere bravi proprio in questo, dobbiamo subito prendere il meglio e migliorare quello che sul quale magari potevamo far meglio, e bisogna subito pensare alla prossima partita a Reggio Emilia. Sì, mi ci trovo bene, insomma, sento la fiducia di tutti, cerco di dare il meglio per la squadra, mi metto a disposizione, se il mister pensa di potermi schierare in campo, ecco, io mi metto a disposizione. Senti, mi è sembrato che questa squadra quando va più sciolte va meglio. Quando? Va più sciolte, è più spumeggiante, così come è avvenuto con Modena, anche con la Peralti Salò, magari anche con dei problemi di equilibrio. Oggi invece siete stati equilibrati, avete non concesso tantissimo all'avversario, però avete fatto fatica a proporre il gioco nella fase offensiva. Io invece ti dico che ho visto un bel calcio veloce, palla a terra, palla da una parte, palla dall'altra, quindi non l'ho vista assolutamente come una partita negativa sotto questo punto di vista, anzi tutt'altro. Penso che stiamo migliorando, ci stiamo allenando proprio per questo e i risultati arriveranno, ne sono sicuro, al 100%.